Giornata tutta calabrese quella di ieri per il leader della Lega Matteo Salvini, giunto prima a Catanzaro per il taglio del nastro della sede regionale e anche provinciale della Lega, accolto da diversi militanti, dal commissario per la Calabria Christian Invernizzi e dal deputato Domenico Furgiuele. Ha risposto a tutto campo alle domande dei giornalisti, dalla situazione della maggioranza all'indomani del voto sul MES ai voli di Stato per cui da ieri è indagato. Oggi ho scoperto, mi hanno indagato per i voli di Stato, perché da ministro che si occupa di polizia e vigili del fuoco andavo a inaugurare le caserme usando gli aerei della polizia e dei vigili del fuoco. Vedete che personaggio particolare che sono. Però l'indagine anche sull'utilizzo degli aerei di Stato per motivi di partito. No, no, no. Tutti i voli di Stato, e chiedetelo al capo della polizia e al capo dei vigili del fuoco, erano utilizzati in giornate in cui c'erano presenze istituzionali in caserme, in comandi di vigili del fuoco, a Platia, a San Luca, a Castelvolturno, da nord a sud, per motivi istituzionali. Lei ha detto che ogni viaggio in aereo è stato per motivi istituzionali, ma il Certo. 10 maggio scorso, in campagna elettorale per le europee, lei è venuto proprio qui a Catanzaro ed è uno degli voli che le contestano. Evidentemente il 10 maggio avrò avuto un'iniziativa. Sono andato a Platì. Ah, sono andato a Platì, all'oratorio, era all'oratorio. Sono andato a Platì a consegnare alla parrocchia un bene confiscato all''ndrangheta che è diventata E poi è oratorio. venuto a Catanzaro per un comizio elettorale in elicottero. Il microfono. Mi scusi, mi scusi. Se il ministro dell'Interno, che deve lottare contro mafia, camorra e 'ndrangheta, prende l'aereo della polizia per andare a consegnare a una parrocchia in una comunità dimenticata dalla regione come Platì, una villa confiscata all''ndrangheta che mi ricordo che diventa oratorio con la festa del paese, e poi prima di tornare a Roma passa per Catanzaro, ha diritto di farlo o no? È normale. Arrivando ovviamente alle questioni che interessano la Calabria in vista del voto del 26 gennaio. Sul candidato bocca cucita, ma assicurato che ci sarà, non ponendo veti. Poi se è un uomo, se è una donna, se è di Catanzaro, se è di Cosenza, se è di Reggio, se è di Crotone, ci interessa poco, noi non vediamo l'ora di cominciare, la squadra della Lega è sostanzialmente pronta. È tornato a parlare anche della strada statale 106 delle infrastrutture inserite tra le priorità del programma. Mi sono fatto fare un dossier aggiornato a ieri da ANAS, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Mi sono fatto mettere per iscritto tutto quanto e lo lascio agli atti nella sede della Regione Calabria della Lega, perché un conto è leggere sulla carta che ci sono 1 miliardo e 341 milioni di euro di interventi stradali pronti a essere attivati, però la storia della Calabria insegna che ci sono alcune strade che sono lì da 30 anni. E quindi, ma sono ottimista, sono ottimista. A questa manovra economica non abbiamo ancora una risposta, speriamo di averla nelle prossime ore. Abbiamo presentato pochi emendamenti di sostanza, penso ad esempio ai 400 milioni di euro per la statale 106, che è la strada della morte che non è indegna di un paese civile nel 2019. Parla il segretario della Lega anche di un progetto speciale di rientro dei calabresi nella loro terra e su nostra sollecitazione anche delle piazze delle Sardine, chiedendoli se queste piazze gli fanno paura, visto che si sono presi la scena che prima era tutta per il leader del Carroccio. Più gente c'è a manifestare, meglio è, basta che siano pacifici e non siano intolleranti. Ecco, l'unico dubbio che ho quando manifestano altri contro, gli altri di solito sono contro la Lega, contro Salvini, contro la violenza, contro il fascismo, ma non torna il fascismo. Anzi, sono preoccupato perché oggi non c'era neanche un contestatore a Catanzaro, questo mi deprime, perché se non ce n'è almeno uno di un centro sociale sono deluso. Andate a cercarlo per favore. Ah, c'era, uno c'era, va bene, allora abbiamo garantito la democrazia. E alla fine anche una battuta sul tonno, Callipo, ovviamente. Mi hanno portato il tonno Sardanelli, mi hanno portato. Io preferisco anche in termini di tonno altre preferenze. Spero che nessuno si offenda. Preferisco il tonno artigianale al tonno industriale, mettiamola così.